Buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come avrete già sicuramente capito dal titolo, dalla copertina e dall'inizio del video, realizzeremo insieme questa bandana. Vedrete che il progetto è molto facile, molto versatile, ma il risultato finale a mio avviso è davvero molto bello e anche molto comodo. Veramente si porta con piacere questa bandana. E come vedete io ho adoperato due colori che tra l'altro in videocamera risultano proprio sfalsati, perché sono molto più accesi nel video rispetto alla realtà, e nella realtà sono colori molto più tenui, ma volendo potete anche utilizzare più colori, ve lo dirò all'interno del video. E poi io ho adoperato due schemi che sono quelli che vi mostrerò, schemi famosissimi, quindi magari già li conoscete, la mattonella girasole e la mezza mattonella. Ma anche qui ragazzi potete sbizzarrirvi, potete fare la classica mattonella granny al posto della girasole, oppure la mattonella margherita col fiore all'interno con la margherita, oppure con il fiore africano. Di mattonelle ce ne sono milioni e io ragazzi sono follemente innamorata delle mattonelle, perché trovo che diano un risultato estetico molto bello, molto variabile, molto personalizzabile, che si adatta anche a tutte le stagioni. E poi con le mattonelle possiamo realizzare un milione di progetti. Infatti io ne ho in mente tantissimi per quest'estate, non so se riuscirò a realizzarli tutti quanti, spero, ma non lo so. E tra l'altro, visto che quest'anno vanno di moda tantissimi indumenti realizzati all'uncinetto, quindi per noi amanti dell'uncinetto è favoloso. E comunque, tornando a noi, io ho adoperato del cotone, ma potete utilizzare il tessuto che più il filato che più preferite. E come uncinetto io ho adoperato un 3,5 mm. Mi auguro di essere stata chiara nelle spiegazioni, perché come sapete non sono un'esperta, quindi io mi diletto con l'uncinetto, mi piace sferruzzare, mi piace condividere con voi quello che faccio e spero poi di essere sempre abbastanza chiara. Detto questo ragazzi, vi lascio al video e spero vi piaccia. Dunque partiamo con il primo schema che ci servirà per realizzare questo progetto, ovvero la mattonella girasole. Voi mi vedrete utilizzare colori differenti, perché la mattonella che realizzerò insieme a voi la utilizzerò poi per un altro progetto. Se siete curiosi di vedere quale, vi consiglio di seguire i miei vlog giornalieri, perché lì lo mostrerò. E poi volevo dirvi che io anche in questo caso farò il fiore di un unico colore e la cornice di un'altra, ma se voi lo desiderate, potete cambiare colore ad ogni giro per ottenere dei fiori con diverse sfumature. A questo punto direi di iniziare subito con il lavoro. Allora, iniziamo semplicemente eseguendo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Ottenute le nostre 5 catenelle, torniamo nella prima ed eseguiamo un punto bassissimo per chiudere il lavoro, ottenere questo piccolissimo cerchio. Continuiamo eseguendo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e poi eseguiamo 15 punti alti nel buchino centrale del cerchietto che abbiamo ottenuto. Vedete questo buchino qua? Quindi iniziamo subito. 1, 2, eseguiti 15 punti alti, tra l'altro io ho anche nascosto già il filo di partenza, dobbiamo chiudere questo primo giro e per farlo ci basterà tornare nella terza catenella delle prime 3 che abbiamo eseguito, entrare dentro e fare un punto bassissimo. Qui abbiamo terminato il nostro primo giro, ovvero questa parte qua centrale. Quindi se voi adesso volete cambiare colore, è giunto il momento, perché iniziamo il secondo giro. Secondo giro sono tutti quanti punti puff che io andrò a eseguire, vedete, in mezzo ai punti, non nel punto stesso dove si lavora di solito, ma proprio in mezzo ai punti, in questi spazietti qua. Il punto puff dà un effetto molto bello ed è anche molto facile da fare. Infatti, cosa bisogna fare? Filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio, prendiamo il filo e usciamo e non facciamo niente. Seconda volta, filo sull'uncinetto, entriamo dentro, prendiamo il filo, usciamo e ancora non facciamo niente. Terza ed ultima volta, filo sull'uncinetto, entriamo nel lavoro, prendiamo il filo, usciamo. A questo punto ci ritroviamo con 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 punti sull'uncinetto che dobbiamo chiudere in un unico colpo. Ecco fatto. A questo punto dobbiamo fissare il punto, quindi eseguiamo una semplicissima catenella. E abbiamo ottenuto il nostro primo punto puff e dobbiamo continuare così in tutti quanti i punti, quindi si getta il filo, si prende il filo 3 volte e poi ci si ritrova con 7 punti sull'uncinetto che si chiudono tutti quanti insieme e infine si fissa il lavoro con una catenella. Arrivati a questo punto, quindi eseguiti tutti quanti i punti puff, dobbiamo chiudere il secondo giro. Per farlo semplicemente andiamo nel punto iniziale dove eseguiamo punto bassissimo e anche il nostro secondo giro è stato concluso. Adesso dobbiamo iniziare il terzo, questa parte qua, per cui se volete cambiare colore è arrivato il momento. Allora, iniziamo andando ad eseguire due catenelle che sostituiscono il primo punto alto non chiuso. Ah, dimenticavo, molto importante, anche per questo giro lavoriamo in questi spazi qua tra i punti e non nelle maglie sovrastanti, vedete, in questi spazietti qui tra i vari punti. Adesso abbiamo eseguito le prime due catenelle che sostituiscono un punto alto non chiuso, ora dobbiamo eseguirne 3 all'interno di questo spazietto. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo e anziché chiudere con i due classici giri il punto alto, ne eseguiamo solamente uno. Ancora una volta, sempre nello stesso spazietto, chiudiamo solo un giro. Vedete che aumentano piano piano i punti sull'uncinetto. Terza e ultima volta, entriamo, chiudiamo solamente una volta e a questo punto chiudiamo tutto quanto in una botta ed eseguiamo 2 catenelle. Ora per continuare, qua abbiamo realizzato 2 catenelle e 3 punti alti non chiusi. Per continuare dobbiamo eseguirne 4. E li dobbiamo eseguire tutti quanti all'interno di questo buchetto. Quindi iniziamo, filo sull'uncinetto, entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo solo una volta. Filo sull'uncinetto, entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo solo una volta. Terzo punto alto non chiuso, quindi chiudiamo solo una volta. Quarto e ultimo punto alto non chiuso. A questo punto chiudiamo tutto quanto insieme ed eseguiamo poi 2 catenelle, 1 e 2, ed ecco qui. Quindi continuiamo in questo modo, eseguendo 4 punti alti non chiusi, tutti quanti all'interno dello spazietto, 2 catenelle, poi di nuovo 4 punti alti non chiusi, 2 catenelle, così via fino alla fine. Arrivata alla fine del giro, quindi dopo aver fatto gli ultimi 4 punti alti non chiusi e le ultime 2 catenelle, come sempre andiamo a chiudere, andiamo all'inizio del lavoro e chiudiamo con un punto bassissimo e così abbiamo completato anche il terzo giro. Ora iniziamo il quarto giro, la cornice, quindi trasformiamo questo cerchio in un quadrato e io vado a cambiare colore, quindi catenella di sicurezza, tiro e taglio il filo, sfilo e vado a chiudere bene qua il lavoro. Adesso ho preso il nuovo filato, che nel mio caso è giallo, vado a fare la solita catenella iniziale e anche in questo caso, faccio vedere da qua che si capisce meglio, per ottenere la cornice andiamo a lavorare tra i 4 punti alti non chiusi, vedete, in questi spazi più grandi e non in questi spazietti qua superiori, in questi spazi qua. Per iniziare il lavoro possiamo inserirci, ma anche negli altri giri, quando cambiate filo, potete inserirvi esattamente dove volete. Quindi ora vado a stringere qua. Mi inserisco ed eseguo un punto così, per assicurare il lavoro. Adesso noi iniziamo a lavorare da un angolo. Faremo metà angolo. Per farlo facciamo così, eseguiamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, che sostituiranno il primo punto altissimo, lo vedrete alla fine del lavoro. Poi 3 catenelle, 1, 2 e 3, che
sostituiscono, cioè non si sostituiscono, scusate, che rappresentano quest'angolo qui. Tre catenelle sono queste, quindi le prime quattro catenelle sarebbero queste che vanno a sostituire un punto altissimo. Adesso, sempre all'interno dello stesso buchetto, dobbiamo andare a realizzare tre punti altissimi, quindi due volte filo sull'uncinetto, entriamo, aspettate che ho visto male, due volte filo sull'uncinetto, entriamo, prendiamo il filo, usciamo e chiudiamo, sempre coppia di due, due e gli ultimi due. Di nuovo, due volte il filo sull'uncinetto, entriamo e chiudiamo. Vedete che l'angolo inizia a prendere forma, quindi dopo aver fatto tre punti altissimi ci spostiamo nel prossimo buchetto, dove andiamo ad eseguire sempre all'interno dello stesso buchetto tre punti alti. Uno, due e tre. Nel successivo buchetto andiamo a fare tre punti mezzi alti, quindi filo sull'uncinetto, entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo tutto quanto insieme. Filo sull'uncinetto, entriamo, usciamo, chiudiamo tutto quanto insieme. Terzo e ultimo. Vedete, inizia a prendere forma il lato, noi siamo proprio in questo punto qui. Adesso andiamo di nuovo ad eseguire nel prossimo buchetto tre punti alti. Uno, due e tre. Ed ora dobbiamo fare un angolo, quindi come vedete all'interno dello stesso buchetto saranno tre punti altissimi, tre catenelle e tre punti altissimi. Iniziamo subito. Allora, primo punto altissimo, secondo punto altissimo, terzo punto altissimo, tre catenelle e di nuovo tre punti altissimi, sempre nello stesso buchetto. Quindi uno, due e tre. E adesso dobbiamo fare l'altro lato, quindi si riparte qua tre punti alti, tre punti mezzi alti, tre punti alti e qua di nuovo un angolo, tre punti altissimi, tre catenelle e tre punti altissimi. E qua di nuovo e noi ci rivediamo quando arriviamo proprio qua alla chiusura. Arrivati a questo punto, quindi vedete, devo concludere il giro e l'angolo, entro di nuovo in questo buchetto e vado ad eseguire due punti altissimi. Ne eseguo solamente due perché, se vi ricordate, all'inizio abbiamo eseguito quattro catenelle che andavano proprio a sostituire un punto altissimo. Quindi basta farne due. E due. E per concludere il lavoro cerchiamo la nostra quarta catenella iniziale, ci infiliamo lì ed eseguiamo un punto bassissimo. Io per il lavoro con mente mi fermo qui, ma questo lavoro si può espandere veramente a dismisura e vi basterà continuare come una classica mattonella granny, quindi andando ad eseguire sempre triplette di punti alti, solamente punti alti, e nell'angolo tre punti alti, tre catenelle, tre punti alti, poi qua tre punti alti, scusate,
qui tre punti alti, tre punti alti, tre punti alti, tre punti alti e di nuovo nell'angolo tre punti alti, tre catenelle e tre punti alti per fare l'angolo. Qui abbiamo dovuto fare altezze diverse, utilizzare punti differenti perché dovevamo rendere un cerchio quadrato. Passiamo adesso al secondo schema che ci servirà per realizzare questo progetto, ovvero la mezza mattonella. Io ho deciso di farla di un unico colore, ma anche qui ad ogni giro potete tranquillamente cambiare colore, dipende tutto dall'effetto che desiderate realizzare, ottenere. Allora, per iniziare partiamo semplicemente da 3 catenelle. 1, 2 e 3. Poi torniamo nella prima, dove eseguiamo un punto bassissimo per chiudere il lavoro e abbiamo ottenuto un piccolissimo cerchietto. Continuiamo facendo 4 catenelle, le prime 3 saranno di sostituzione di un punto alto, mentre l'altra, l'ultima, sarà di separazione. Poi torniamo all'interno del nostro cerchietto, dove dobbiamo eseguire 3 punti alti. All'inizio è un po' difficile perché è tutto piccolissimo, ma andando avanti il lavoro si semplifica di gran lunga. Quindi 1, 2, 3. Fatti questi 3 punti alti, facciamo 2 catenelle, 1 e 2, e poi di nuovo 3 punti alti sempre all'interno di questo cerchietto. Quindi 1, 2 e 3. Dopo aver fatto anche questi 3 punti alti, facciamo una catenella di separazione e un ultimo punto alto. E come vedete abbiamo ottenuto un piccolo triangolino che vi faccio vedere, proprio questo iniziale. E ora, andando avanti, il lavoro si allargherà sempre di più. Quindi, per continuare, eseguiamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, sempre come prima, 3 catenelle servono di sostituzione di un punto alto, mentre una catenella è di separazione. Giro il lavoro, lo giro perché ho mantenuto lo stesso colore, altrimenti se cambiavate colore non dovevate girare il lavoro. Vado in questo spazietto qui, anche in questo caso come nello schema precedente si lavora all'interno degli spazietti, ed eseguo 3 punti alti, 1, 2 e 3. Ora facciamo una catenella di separazione e ci ritroviamo subito qua dall'angolo dove prima abbiamo fatto 2 catenelle, quindi dobbiamo continuare ad allargare con gli angoli, per cui facciamo 3 punti alti, 1, 2 e 3, poi 2 catenelle di separazione perché siamo nell'angolo superiore, 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3, e abbiamo ottenuto il nostro angolino, vedete, superiore. Poi catenella di separazione, andiamo nel prossimo spazietto dove eseguiamo 3 punti alti. Catenella di separazione e recuperiamo la terza catenella delle 4 iniziali che abbiamo eseguito e andiamo lì a fare
punto alto e il nostro secondo giro si è concluso. Ora vedrete che per procedere il lavoro è molto ripetitivo, bisogna semplicemente fare più punti perché ovviamente si allarga. Quindi esattamente come prima, 4 catenelle iniziali, 3 e 4. Giriamo il lavoro e nel primo spazietto che abbiamo andiamo a fare 3 punti alti, catenella di separazione. Nel prossimo spazietto di nuovo 3 punti alti. Come vedete rispetto a prima abbiamo una tripletta in più proprio perché il lavoro si sta allargando. Catenella di separazione e siamo di nuovo nell'angolo. Quindi tripletta di punti alti, 2 catenelle di separazione e di nuovo nello stesso buchino tripletta di punti alti per realizzare l'angolo. Catenella di separazione, nel prossimo spazietto 3 punti alti, catenella di separazione e nel prossimo di nuovo 3 punti alti, catenella di separazione e concludiamo il giro andando a prendere la terza catenella delle prime 4 che abbiamo fatto per realizzare una maglia un punto alto e anche questo giro l'abbiamo concluso e si procede così, si continua a girare così allargandolo sempre di più e ovviamente i giri che fate dipendono da quanto vi serve grande questa mezza mattonella. Alla fine per realizzare la bandana mi sono bastate 3 mattonelle girasole, quindi 3 mattonelle integre e 3 mezze mattonelle. Questo potrebbe cambiare nel caso in cui voi lavoraste una mattonella più piccola, in quel caso bisognerebbe fare qualche mattonella in più, ma vi assicuro che poi quando iniziate il lavoro viene veramente molto spontaneo capire quante mattonelle dovete realizzare e l'unica cosa che vi sconsiglio è quella di farle più grandi di così, perché lì sarebbe poi veramente una cosa eccessiva. E comunque a questo punto cosa devo fare? Devo cucire insieme tutte quante le mattonelle. Allora, per cucirle userò poi un ago, semplicemente un ago da lana, metterò vicini i lavori in modo da far combaciare per bene tutti quanti i punti e io unirò, adesso vi faccio vedere così con un punto a caso, le parti esterne del lavoro. Quindi la parte, in questo caso, aspettate che mi riavvicino e vi faccio rivedere, andrò a unire, vedete, prenderò questo pezzettino qua, quest'altro pezzettino qua, quindi tutte e due le parti esterne e andrò a unire in modo che il lavoro poi alla fine risulti proprio combaciato in questo modo. E per quanto riguarda questa parte iniziale andrò prima a unire questo pezzettino qua perché prima mi sono presa le misure e per far combaciare quest'angolo qui avanza un piccolissimo angolo qua, vedete, si vede già così, infatti partirò proprio a cucire da qua, poi cucirò questa qua in modo che questi angoli combacino, vedete, questi angoli qua, e poi andrò a unire il pezzetto qua che mi avanza. Quindi noi ci rivediamo quando avrò cucito i lavori. Thank you.
La nostra bandana inizia a prendere forma, come avete visto, ho unito tutte quante le mattonelle, ho anche nascosto i fili e adesso passiamo alle ultime due rifiniture finali. La prima per me sarà questo bordo qua, volendo potreste fare semplicemente un giro di punti bassi, qua dipende da voi la scelta. Io ho deciso di creare un piccolissimo ventaglio e mi organizzerò in questo modo, dove ci sono i punti alti, le triplette, andrò a fare dei punti bassi. Dove qua c'è questo spazietto, andrò a fare tre punti alti e procederò così per tutto quanto il lavoro, perché come potete vedere il lavoro è proprio suddiviso in questo modo. Quindi andrò a sfruttare questi spazietti, per cui prendo il filo, mi vado ad agganciare all'inizio. Faccio una catenella per fissare il lavoro e un'altra per sostituire il primo punto basso, poi punto basso, punto basso e siamo arrivati allo spazietto, tre punti bassi. Uno, scusate, tre punti alti, perdonatemi. Due e tre. E adesso qua ci sono gli altri punti, quindi vado a fare tre punti bassi. Sfrutto così le triplette. Poi di nuovo tre punti alti nello spazietto, tutti e tre all'interno di un unico spazio. Uno, due e tre. E poi di nuovo i punti bassi nella tripletta di punti alti sottostante. Qua. E come vedete si crea un piccolissimo ventaglio, quindi io procedo così fino alla fine. Bordini esterni rifiniti, l'effetto finale mi piace davvero molto. Adesso dobbiamo occuparci di questo pezzo qui. Allora, io ho deciso che farò così: farò a parte una striscia molto lunga che prenderà questo pezzo più un bel pezzo laterale sia di qua che di qua, in modo diciamo, non ho una misura precisa, la farò e andrò a misurarla in modo che possa legare la bandana dietro la testa, quindi qua vi consiglio di prendere la misura. Per cui inizio facendo una lunga striscia di catenelle che ripasserò semplicemente con dei punti bassi e poi andrò a cucire qua. E basta, ragazzi, abbiamo finito. Ed ecco il lavoro concluso. Alla fine ho deciso di legare il nastrino anche in una piccolissima parte dell'angolo, sia di qua che di là, perché quando ho provato la bandana queste due punte stavano leggermente in alto e il risultato finale non mi piaceva, invece in questo modo il nastrino le tiene basse.
Eccoci giunti alla fine del video, io mi auguro con tutto il cuore che vi sia piaciuto, che sia risultato chiaro e che comunque vi abbia dato magari qualche spunto, qualche idea per i vostri progetti all'uncinetto. Detto questo, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo domani in un nuovo video.